It's me, Mario! Bentornati sul canale di Axios00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker. Siamo come sempre con i vostri livelli e primo livello che ci prestiamo a vedere è di Samu. Siamo a Very Hard, tanto per mantenere il tema degli ultimi video, degli ultimi episodi che ci hanno visto fare livelli molto molto semplici, molto tranquilli, specialmente nell'ultimo. Comunque nel penultimo, anzi quello precedente a questo, ambientato in Super Mario World, tentativi 131 riusciti, 10% di vittorie, 7,63% record di Marco, un italiano, ok, in 44 secondi, 144 millesimi, tanto per cambiare, stavo dicendo perché ultimamente Marco ha sostituito Luigi Eggi, anche se Luigi Eggi ultimamente ha provato a riprendersi il trono, diciamo, di quello che fa i record. Comunque, bella così la sfida, mi piace in questo modo, bravi così. Noi giochiamo e andiamo a vedere un attimo il livello di Samu. Io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi alla mia pagina Facebook e Twitter, e sempre se vi va di condividere questi video se vi piacciono, in modo da farmi aiutarmi a crescere come canale. Vi ringrazierei tantissimo. Ok, esattamente. Devo quindi io prendere la bomba e portarla qua, giusto? Più o meno, per fare spazio. No! Fin lì, ma non così. Aspetta un attimo. Allora, se io, tecnicamente ci potevo già infilare, non capisco perché non l'ho fatto. E, bene, ne sono uscito. Ma io di tutti sti pau. No, no! Ok, mi sa che il fungo grande, se c'era forse un motivo, ci sarà stato. Quindi, vabbè, noi proviamo ad andare avanti. Fatto tutta in distorsione è veramente tosta. Perché? Perché è cattivissima. Specialmente i salti in quel modo fatti in distorsione sono maledettamente complicati, in quanto non si capisce bene dove si deve andare a saltare. Appunto. Dicevo, non si capisce bene dove si deve andare a saltare. In effetti sono morto relativamente male, però sono soddisfazione anche queste. Ok, io provo a riseguire la freccia. L'ho visto che là c'è roba a destra, però io voglio provare, voglio anche vedere un po' se tante volte hai nascosto qualcosa qui. Si sa mai. Dopodiché vediamo un po' di fare come prima, che ho fatto dei salti decenti. E... qui, ok, saltiamo di qua, qui ci sono, c'è il casino globale, calma laggiù di sotto, calma Bu, calma. Facciamo così che magari riusciamo a svignarcela in qualche modo, grandi, grandissimi. Ok, qua su sopra non ci hai messo niente, io un quadrettino qua su sopra ce l'avrei messo, anche così, per soddisfazione personale, bene in questo modo. Ok, il guscio, c'è da tirare. C'è da tirare il guscio, Ale, però non da fare così, ce la facciamo, eh. Ok, poi aspettiamo un attimo, facciamo così. Benissimo, e poi scendiamo qui sotto, ci muoviamo prima che... di pochissimo, ragazzi, di quanto non ce l'ho fatta. Cioè, veramente, un'inezia. Un'inezia. Perché ha riso? Perché il maledetto ha riso? Ecco perché ha riso. Maledizione, mi stavo già prendendo in giro dicendo tanto cadi di sotto, e in effetti c'aveva ragione, sono volato di sotto come un bischero, come si direbbe qui da me. Benissimo, alla grande. Ok, mi ero rimasto intruppato laggiù di sotto e quindi ho detto, ma puoi vedere, forse c'è un altro passaggio. Catenacci, me li sono visti arrivare fin lì. Questo è il posto di prima. Perché sono tornato qui indietro? Però alla fine è giusto, perché almeno ti dà la possibilità, se tante volte fai quello che avevo fatto io, cioè ti blocchi, ti dà la possibilità comunque di ripartire da qualche parte e continuare a riprendere il livello. Ottima, ottima cosa. Questa l'hai pensata veramente bene, secondo me. Perché prima ero rimasto intruppato qui, ho proprio sbagliato, sono partito male e... grande, stavolta invece l'ho fatta giusta. Bene. Dopodiché bisogna passare lunghi. Aspettare. Non capisco. No! Maledizione, ho perso il tempo. Perché non si capisce quando deve finire col fatto della distorsione. Anche se alla fine poi mi ha fatto quella normale. Mamma mia, che cattiveria. Grandi, ce l'ho fatta a rispuntare di qua senza grossi problemi. Ora il problema sarà qui. Ma ce la facciamo là a saltare? No. Vediamo un po' se ce la faccio. Grandi, stavolta ce l'ho fatta, ho preso il tempo
abbastanza bene. Qui direi, ecco, ho preso il fudubù dei denti, ma almeno ho fatto la cosa giusta. Se non altro sono riuscito a passare. Via di qui, maledettissimi. Ma se io tolgo anche questo tartosso, ok, non c'è niente. Bene, l'importante è aver preso la chiave e fuggire da qui il prima possibile. Ci sono un po' tanti bowserini, ma questi si dovrebbero... si dovevano togliere abbastanza facilmente. Invece è andata piuttosto male. Ale, un fiore. Ale, un fiore. Maledizione. Ok, stavo rischiando troppo. Veramente troppo. Benissimo, dovrebbe mancare più un colpo e basta in teoria, Bowserino. E di fiori ne ho abbastanza, quindi vediamo un attimo di fare le cose fatte bene. Dovrebbe mancare questo, grandi, via di qui. Tra l'altro checkpoint, l'ho visto adesso, mi accorgo neanche quando prendo i checkpoint, tale. Fenomeno, comunque di incapacità, come dico sempre. L'importante è questo, come dicevano a buon vecchio Robin Hood della Disney. Comunque, come procediamo? E abbiamo finito il livello, incredibile. E la, cioè il checkpoint alla fine del livello me l'hai messo praticamente. Oddio, volendo a questo punto non so neanche se serviva più di tanto quel checkpoint lì. Però bene, l'abbiamo finito, non ci credevo. Pensavo fossimo più o meno a metà livello, qualcosa del genere. Invece è andata veramente veramente bene, grande. Samu, il livello mi è piaciuto, very hard. Non l'ho trovato proprio così così difficile, però mi è comunque piaciuto giocarlo, quindi ti faccio i miei complimenti, Samuel, la stella, direi che te la meriti. E tra l'altro direi che forse mancava... forse troll per Axios 00. Perché ragazzi? Perché? Comunque grazie comunque per farmi i livelli. Io vi ringrazio per dedicarmi in questa maniera e citarmi anche nel titolo dei livelli. Grazie di cuore veramente a tutti. Dicevo, Samu, magari avrei provato a metterci, a continuarlo un pelino in più, quel minutino in più, anzi quei 30 secondi in più di livello, forse secondo me ci sarebbero stati bene. In ogni caso i miei complimenti per questa tua creazione. A tra un attimo con il prossimo livello. Duilio ci porta il castello di Bowser ambientato in New Super Mario Bros. No, U, non Super Mario Bros. U. Perché? Tentativi 217, riusciti 6. Percentuale di vittorie 2,76%. Record di Luigi Edge, visto che lo nominavo prima. In 2 minuti 7 secondi 591 millesimi. Voi mi volete male. Voi mi volete tanto male. Detto questo, a parte gli scherzi, io vi ringrazio veramente di cuore per tutti i livelli che mi mandate. Ah, costantemente. Costantemente, maledizione, vi ringrazio, mi fate morire così schiacciato da un gumbone, da un gumba enorme tra l'altro. No, quella mi interessa, quello è ottimo, quella è una gran cosa, perfetto. Beh, no, da, Martel Bros maledetto. Mi sa che dovevo, a occhio, non fare quello che ho fatto, giustamente, ma bensì mandarci quel guscio di sotto, forse. Ma se io faccio una cosa... ah, del genere? No! Ce l'avevo fatta a passare di qua senza neanche capire come, ma ce l'avevo fatta. Era già una gran soddisfazione. Ok, è andato... in qualche modo siamo passati. Non so come, ma siamo passati. Benissimo. Ah! Benissimo! Anche no! Malissimo, direi! Ah! Vai, vai Mario! Vai! Grande! Checkpoint! Bellissimo le one-up e le stelle! Perché me l'hai messo lì? Le ho viste adesso, non ci avevo neanche fatto caso all'inizio. No, c'era il fiore. Ale, perché sei infilato qui dentro? No, maledizione. C'era il fiore. C'era il potenziamento. Ah, è vero, checkpoint. Attenzione, aspetta però. Si riparte praticamente di qui. Ottimo a sapersi. Io provo a infilare in tutti questi tubi, già che ci sono. No, così giusto per curiosità. Uno forse... qui però potevamo proseguire, cioè uno sarà quello giusto, stavo per dire, ma effettivamente di lì possevamo proseguire, ma di qua che c'è? Ah, c'è il muro, quindi ok, proviamo ad andare qui sotto. Questa è nuova? Moriamo ancora meglio, ma forse ci riusciamo, grandissimi così, siamo riusciti vivi, se non altro non devo riniziare, non è che hai messo qui qualcosa... qui sotto non si rimane bloccati, benissimo così, perché mi sarebbe dispiaciuto parecchio. A questo punto proviamo a fare una cosa del genere e vedere se riusciamo ad arrivare più avanti possibile. Direi che bisogna entrare, no, non bisogna entrare, no, assolutamente, non bisogna neanche fare così in teoria, ma semplicemente sfondare qui tutta questa zona. Non così, ma Ale, ok, ero rimasto un pelino male. Mi farò strada e ci rivediamo dopo, anche perché mi sembra un tantino lunga qui la parte da farsi strada. Forse un po' troppo per essere la strada giusta. Se ci arrivo, perché se continuo a fare così mi sa che ci rimango.
Ho come l'impressione di essere dalla parte sbagliata del livello. Giusto questa impressione, eh? Maledizione. Maledizione! E ora... No! No! Ah, forse nel punto nel blocco interrogativo laggiù c'era qualcosa di buono. Non capivo qual è che dovevo distruggere per prendere la chiave che mancava. Tra l'altro, qual era il tubo giusto? Cioè, anche dal secondo andava bene, quindi, in teoria. Vediamo un attimo e poi ci ritroviamo lì, dall'autoclown di fuoco. Sì, andava bene anche questo, quindi. Io però stavolta volevo prendere il nostro Yoshi, perché ci potrebbe effettivamente essere parecchio... parecchio utile! Yoshi, dove vai? Yoshi, torna qui! Ok, non così! Yoshi! Yoshi, fai qualcosa! Yoshi, liberati di sta gente! Maledizione! Dai, che forse qualcuno prendiamo in questo modo! Forse... forse sì, forse no, ma forse non ci riusciamo neanche a pagare oro. Se io faccio tipo così, però, forse riesco a farmi un po' strada e magari a scappare di qui, anche se non ho più Yoshi. Ma almeno sono passato di... io passo di sopra. Ah, le soddisfazioni della vita. Tanto il Twomp è bloccato laggiù di sotto, quindi non dovrebbe darmi fastidio alcuno. E noi passiamo qui di sopra cercando di prendere questo Martel Bros prima di tutto. Dopodiché tutto il resto che dovrebbe essere da qualche parte per qua. Non so dove al momento. Sono spariti tutti. C'è uno Yoshi bello soddisfatto lì. C'era, ora non c'è più. Mi sembrava ci fosse anche un'altra autoclown. Non c'è, eh? Potete dire che... eccolo qua il Tartosso. Ok, dimmi chi è qui. Maledizione. Aspetta un po', perché questa è tosta la situazione. Magari lo può mangiare Yoshi? Forse? Anche no. Dimmi chi è la chiave. Stella! Non è qui. C'è il Twomp! È sul Twomp! Cattivissima questa cosa. Però molto intelligente, tra l'altro. Mi è piaciuto parecchio il fatto che tu abbia nascosto la chiave. Ah, sul Twomp. C'è un Kamek di là. L'ho visto. E ti tolgo di mezzo subito. E altra key. Presa presa istantaneamente. Grandissima in questa maniera. Dopodiché, vediamo un attimo di... non so neanche fare cosa esattamente. Proviamo a passargli sopra e togliere di mezzo magari Bowserino. Anzi, di qua dove andiamo? No, giusto così per capire se la boss fight va fatta oppure no, perché altrimenti è un po' inutile. Va fatta. Va fatta la boss fight. Maledizione. No, Bowser! Bowser! Quanta cattiveria! Ok, ce lo siamo tolto. In compenso però... Bowserino ha deciso di togliersi di mezzo da solo anche noi più o meno, perché qui ha spaccato tutto. È andata bene che ci siamo arrivati grazie a Yoshi, né, che ha messo nascosto qualcosa qui, anche no. Mamma mia se c'è andata bene, perché poteva effettivamente aver spaccato tutti i mattoncini e noi potevamo non riuscire ad arrivare più in fondo. Yoshi, Yoshi qui. Ok, attenzione, attenzione qua. E poi rientriamo via, grande così, dentro la porta. Altra boss fight. Immaginavo che ci fosse una sottospecie di boss fight ancora, nuovamente. E anche questa va fatta. Io non saprei. Per ora mi verrebbe quasi da tenermi... ah, grande lui, tenermi il nostro Yoshi, perché potrebbe esserci utile con Bowserino. Cioè ci è utile con Bowserino, non con Bowser. E la chiave non l'ha lui. Quindi ottimo. Cioè ottimo. Ottimo anche no. Ma almeno so che la chiave non è lì. L'ha lui per forza, quindi la chiave. In tutte le maniere. Noi ci avviciniamo un attimo per fare prima. E ok, riprendiamo il nostro Yoshi. Rimontiamo sopra perché ci sta servendo veramente tanto. Senza Yoshi saremmo già morti almeno 27 triliardi di volte. Quindi ottimo avere Yoshi. Poi saltiamo così. E ci sono tutte le monete rose qui. Ok, la chiave l'abbiamo presa, dimmi che Bowser non ci prende. E con Yoshi andiamo a finire il livello, grandi in questa maniera. Finito questo livello. Allora, è carino, però non lo so, le boss fight non mi sono piaciute troppo, le boss fight. Anche se effettivamente hanno un suo perché. L'ultima non mi è piaciuta troppo, le altre, le precedenti sì, erano carine. Anche quella con Bowser e Bowser Jr. sopra, però quelli giganti. L'ho trovata molto divertente, anche il fatto che ti può spaccare praticamente la strada per uscire di lì. Il nostro Bowser, come ha quasi fatto a me.
Quindi è stata una cosa molto molto carina. L'ultima avrei messo qualcosa di più difficile, magari dei pallottoli Bill che ti venivano addosso, qualcosa del genere, così per aumentare ancora di più la difficoltà rispetto alla boss fight precedente. Comunque in ogni caso, Duilio, complimenti per il tuo livello, la stella te la lascio. E noi andiamo a vederci il prossimo e vediamo un po' se farlo o no, dipende di quanto sarà lungo. Direi che credo sarà l'ultimo livello di questo video, che è di Pix, si chiama Soul 1, ambientato in Super Mario Bros. 3, percentuale di vittoria 6,89%, tentativi 29, riusciti 2, record di un americano, si chiama Shari, di una americana, anzi a occhio mi sembra, si chiama Shari, in 2 minuti, 48 secondi, 910 millesimi, sarà l'abbreviativo di Sharon, credo, qualcosa del genere. Comunque noi andiamo a fare questo Soul, spero che non sia solo enigmista, perché altrimenti sono guai seri, anche perché non ce la facciamo se noi neanche in 57 minuti a farlo, ma forse riusciamo a passare almeno sotto a questi tuompi indenni, forse. No, il fungo grandi. E quindi perché io dovrei portarmi dietro questa P più o meno? Questa è una grossa domanda. Vediamo un attimo se riusciamo, se forse serve per dopo, non saprei. A occhio, dico una cosa del genere perché francamente non ho idea del perché hai messo... Aspetta un po' perché qui... Salto lungo! No! Quasi! Poi... Giuro che pensavo di passare oltre alla ruota dentata, pensavo che ancora durasse un pelino... No! Mamma mia! Che durasse un pelino la nostra invulnerabilità, invece non è andata esattamente così, ma giusto per niente così! Dai! Da! Stavolta l'ho giocata veramente male! Attenzione, stavolta siamo passati molto, molto, molto bene. Stavolta non farò l'errore precedente, anzi, passerò tranquillamente qui. Non è che qui hai messo un qualcosa, un funghetto, no? Quindi procediamo andando avanti. Però è carino, è molto... Molto, fatto appunto enigmi o cose del genere. Giustamente, si chiama Soul 1. Effettivamente il livello quindi non poteva essere... Altrimenti, la Kay è qua giù, ce la siamo presa. Ora, vediamo un po' di riuscire vivi e indenni da questa parte. Mamma mia, anche i tuomp di sopra. Forse una colonna meno di blocchi ci sarebbe stata meglio, in teoria. Qui vediamo un po' di passare rilassatamente indenni e di fregare quei bull lassù, che non mi sembra la cosa più semplice del mondo. Ok, forse un po'... Forse un po' facilini il fatto di poter arrivare tranquillamente alle chiavi. Magari sarei morto, non so come ho fatto a rimanere vivo. Oh ragazzi, appena parlo io succede il degenero, cioè della serie, ho detto molto facilini, checkpoint. Ma vieni qui, grazie di cuore per il checkpoint. No, stai qui sopra che è meglio. Che è molto meglio. Lì ho visto che c'è un'altra, un'altra spina. Noi, ce la faccio a risaltare? Sì, mi è andata bene. Poi saliamo qui sopra. E carina sta parte qui della piattaforma, mi è piaciuto parecchio. Questa mi è veramente piaciuta. Anche qui la zona... No, dai, avevo saltato bene. Mario Maker che ruba. Questo è Mario Maker che ruba. O io che non so giocare, molto più probabile la seconda. Bello questo fiore preso al volo. Mi è piaciuto decisamente molto. Il punto è... Bowser, o scendi o non andiamo avanti. Le cose sono due. Tra l'altro abbiamo funghi praticamente infiniti dalla parte di là, quindi funghi, fiori infiniti dalla parte di là, e ciò è una gran cosa. Bowserino, salta! Bowserino! Ah, non sono riuscito a saltare io però. Dai che siamo... che è a fine! Dai che è finito! Dai che siamo a fine! Forza! No, stavolta l'ho fregato, lì però non ci arriviamo. Risalta gentilmente, Bowser, risalta! Collabora Bowser, forza, su, fai come i tuoi predecessori. Collaborate tutti, che tanto tutti nella lava dovete finire. Forza, su, oh, finalmente. Mamma mia, che cattiveria. Sarebbe stato carino forse anche, belle tutte queste one up, mettere laggiù sotto dei mattoncini. Fa da sé? Yes, grandi, dicevo. Mettere dei mattoncini che si potevano rompere sotto Bowser, magari due o tre file.
con sotto la lava, in modo da dare la possibilità o di battere Bowser con il fuoco, con il fiore, oppure eventualmente anche facendolo finire nella lava, stando attenti noi a non finirci, perché era il doppio taglio, ecco, alla fine era una cosa un po' a doppio taglio. Comunque, Pix, complimenti per il livello, mi è piaciuto, la stella te la lascio molto molto volentieri, nuovo record, tra l'altro non succede tanto spesso, in effetti, perché obiettivamente facendo i livelli alla prima non può succedere spesso che io faccia i record, quindi è sempre un piacere quando succede. Grazie a tutti per mandarmi i vostri livelli, per continuare dopo tutto questo tempo a mandarmi ancora i vostri livelli, mi fa veramente tanto tanto piacere. Ci tengo a salutare Edoardo in questo episodio, un saluto ad Edoardo, e a salutare ovviamente tutti voi che mi seguite. Direi che l'episodio può finire qui, vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, se vi va di seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram, e sempre se vi va di aggiungermi agli amici di Steam e del PlayStation Network. Vi ricordo anche, se vi fa piacere, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, e di condividerlo, soprattutto se vi va, condividetelo sui vostri social, perché è molto importante per farmi crescere come canale. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima.